Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. Il tema della contenzione è un tema che mi è interessato da sempre, perché trovo che la contenzione sia, insomma, come dire, un atto ai limiti della disumanità, ma probabilmente questo mio pensiero è un po' troppo crudele. Già che eravamo lì a parlare di contenzioni, mi sono detta, vediamo a Chiavari, nella nostra RSA, una volta c'erano 72 posti letto, ora ce ne sono 44, come ci stiamo comportando con le contenzioni? Io fino a un anno fa avevo un piano di pazienti degenti in RSA, avevo 16 posti letto, ero riuscita in un'operazione folle di convincere gli infermieri di pensare di implementare sulle sponde del letto. Mi sembrava già di aver raggiunto la luna. Ma dottoressa, bisogna tirarle sulle sponde oppure no? Quando facevano queste domande dicevo grazie, è veramente bellissimo lavorare qui, sono molto contenta. Il piano è stato chiuso, il personale è stato ridistribuito fra gli altri due piani e hanno smesso di pensare se tirare sulle sbarre oppure no, quindi siamo tornati drammaticamente indietro. Come vedete i pazienti non sono 44, sono 8, 16, 36, 37 in questo momento, c'erano un po' di posti letti liberi il 3 maggio quando mi sono messa lì, ho fatto questo tipo di indagine. Vedete, sponde ce ne sono su 24 degenti, no, sono 44, su 24 degenti 19 sponde al terzo piano e 18 sponde al quarto piano. Non so se siano tutte necessarie, ho delle forti perplessità sulla faccenda, ma comunque questi sono i dati. Al terzo piano ci sono due pazienti condizionati in carrozzina, scommesso un po' che condizioni in carrozzina perché la maggior parte dei pazienti sono allettati, 5 polsiere su 24 degenti, quindi l'80% dei pazienti è contenzionato, altro che il 30, 40, 60%, qui stiamo parlando di 80%. Più di sopra, 90% dei pazienti contenzionati, su 20 pazienti ricoverati 18 hanno le sponde, 4 le cinture e 4 le polsiere. Una delle considerazioni che mi è stata fatta quando ho detto ma secondo me sono un po' tanti i pazienti contenzionati, ho detto no, questo signore ha le sbarre poi discontinue. Quindi invece di avere due sbarre di qua, una di là, ne ha due e due, quindi non è considerata contenzione. Secondo me, nel momento in cui io non riesco a scendere dal letto, anche se c'è un buco in mezzo, quella è una contenzione, punto, non c'è molto da discutere. Però dicono che in ASL 4 le quattro sponde del letto non siano considerate contenzione. Mi sembra una cosa stravagante, ma così questa è. Perché un signore con le quattro sponde e con le polsi legati, in teoria non era contenzionato. Perché io ho detto, va bene, mettiamola pure così. Sono andata casualmente anche a fare un giro alle Due Palme, che è una meravigliosa, devo dire, molto carina struttura per anziani a Sesti Levante, ho trovato questa situazione. 84 degenti totali, 72 sponde, 14 cinture, loro non usano le polsiere, ma usano i guantoni, che sono senz'altro meglio rispetto alle polsiere. I guantoni sono da sorta di enormi guanti da box, vengono messi i pazienti per evitare che si strappino i sondini. È un po' più umano che mettergli, che legargli le mani al letto. Forse la cosa più umana di tutte sarebbe togliere il sondino, ma un giorno forse ci arriveremo, quando andrò in pensione non avremo più sondini. Contenzioni inguinali 19, anche qui 85% contenzionati. Tenete anche presente che strutture per anziani nascono per accogliere degli splendidi signori ottantenni totalmente autonomi. Peccato che però poi dentro ci siano persone di 80, 85, 90, 95 anni totalmente dementi, spesso volentieri allettate con gravi disturbi comportamentali. Questo è il quadro dei pazienti che sono ricoverati nelle strutture. Per ammissione della collega geriatra che ci lavora, persona sensibile al problema, una delle poche persone che lavorano nelle strutture da noi, sensibile veramente a quello che è la demenza, a quello che è il problema degli anziani, mi ha detto sì, io ho 84 pazienti di cui, fammi pensare, dunque sì, allora Tizio, Caio, sì, 4, forse 5 non sono dementi. Dico, bene, quindi hai il 90% dei pazienti con demenza. Sono andata, ne ho visti una ventina, che erano quelli che fanno i neurolettici atipici, che in teoria devono essere visti da una persona dell'UVA, quindi da me. Avrò visto 20 persone, di queste fra i 10, forse 15, avrò minimamente sotto 10. Quindi pazienti con demenza avanzata. Quindi il problema della contenzione delle strutture residenziali è un problema gravissimo, loro non hanno alternative spesso e hanno anche delle strutture dal punto di vista architettonico totalmente inadatte a un paziente demente come Wandering. La collega mi diceva, sì certo, io lo farei girare, non ho lo spazio, cioè
la stanza è grande, ma di lì va nel corridoio, di là va nell'altro, va lì e si perde e va nelle scale. Quindi non hanno dal punto di vista architettonico le strutture adatte, ripeto, sono strutture nate per una realtà che non esiste, sono strutture nate per pazienti anziani, sì, ma ancora abbastanza autonomi e soprattutto cognitivamente integri. Nell'altro 4, tenete presente, c'è un solo nucleo residenziale per l'Alzheimer autorizzato che ha 20 posti letto, basta. Tutti gli altri 400 rotti posti sono in strutture non autorizzate per demenza, ma di fatto dentro ci sono l'80-70-80% di pazienti con demenza. Tanto per darvi un po' il quadro. Io avevo voluto farvi tutta una pappardella su quella che è la procedura per le condizioni dell'ASL 4, ma ve l'ho risparmiata, quindi potete stare tranquilli. Di fatto vengono dette le stesse cose che sono state già dette dalla dottoressa Zanetti prima e dal dottor Nuvoli adesso. L'unica cosa su cui mi soffermo un po' di più è il monitoraggio. Secondo la procedura, ogni 2 ore bisognerebbe scontenzionare il paziente per 15 minuti per mobilizzarlo. Ok, secondo me siamo tutti un po' ambivalenti su quello che intendiamo per contenzione, perché quando io penso devo scontenzionare il paziente per mobilizzarlo, penso alla cintura in carrozzina. In realtà corrisponde su una contenzione. Cioè io in teoria ogni due ore di giorno dovrei abbassare le sponde e permettere al paziente di alzarsi. Quindi anche di questo bisognerebbe parlare. Per quello che mi chiedevo, il monitoraggio si estende anche alle spondine del letto? Di giorno? Sì. Di notte? No. In teoria c'è scritto non ogni 2 ore di notte, ma ogni 4-6 ore. Tenete presente che gli infermieri hanno i moduli per la contenzione, in cui ogni 2 ore devono segnare che fanno la contenzione. Io non ve l'ho portato perché vi ho violato la privacy degli operatori ai quali ho fatto le foto ai fogli, ma si vede nettamente che è come se fosse un foglio di Excel, faccio impazzire la telecamera. Fosse un foglio di Excel, sono ore 8, ore 10, ore 12, ore 14, ore 16, voi vedete chiaramente non serve un perito grafico che alle ore 14 allo smonto turno l'infermiera ha fatto ha messo le firme così. Non ci vuole un perito grafico. Ve lo posso dire tranquillamente che le firme le mettono tutte insieme all'ultima, alle 2. La domanda è, l'hanno firmato? Perfettamente firmato. L'hanno fatto davvero? Ho i miei forti dubbi sulla faccenda. Altro problema col senso informato. Nelle procedure c'è scritto che tu ogni 24 ore dovresti valutare il paziente. Io facevo già una cosa rivoluzionaria, cioè ogni settimana mi chiedevo agli infermieri, questo paziente avrà bisogno di rispondere secondo voi? Oppure no? Dopodiché se ne discuteva e se ne parlava. Di fatto adesso firmiamo i fogli, mettiamo la data di inizio della contenzione, ma non c'è la data di fine. Cioè una volta che io rispondo lo tirate su, quello che ho messo la cintura e carrozzina, il paziente di quelle contenzioni lì non si libererà mai. C'è la firma del medico che va messa perché comunque la metti e che in teoria ti autorizza a contenzionare il paziente in caso di necessità, e la firma del parente. Il parente che ci azzecca? Cioè non è un tutore legale. Se io una persona che ha un minimo di cognitività deve chiedere alla persona scusa vuoi che ti tiri sulle sponde oppure no? Quindi la persona stessa potrebbe firmare la contenzione con le sponde, per esempio, se mi dice di no e se è cognitivamente integro, comunque è in grado di capire che cosa io sto dicendo, in grado di decidere, gli tiro sulle sponde, cioè parliamone, non è una cosa che si potrebbe fare così semplicemente. Le sponde discontinue sono contenzioni? Secondo me sì, non ho dati suffraganti, non posso dirvi perché è così, però nel momento in cui le sponde discontinue sono le 4 sponde, chi lavora nelle strutture lo sa, cioè 1, 2, 3, 4, poi ne tiro giù una e allora sono 3 sponde e allora va bene, hai la libertà di movimento, ma non puoi pensare che in mezzo a una sponda ci sia una cosa così tu possa scavalcare, perché per scavalcare devi comunque fare un salto. Quindi quelle sono comunque cose che limitano la tua libertà di movimento, quindi mi sembra di poter dire che sono considerate contenzione, ma gli esperti di ASL 4 ritengono che non siano contenzioni. Quali diritti contano di più? Parlavamo prima dei diritti dei pazienti, ho fatto tutta una lunga concione a Firenze su quelli che sono i diritti dei pazienti. Chiaro che ci sono anche i diritti degli operatori, cioè l'operatore ha diritto a non essere picchiato da un paziente e su questo non dice niente a nessuno, però mi è venuto in mente prima quando Gianfranco parlava della conflittualità delle leggi. Se io abbandono un paziente per cui lo lascio vagare e questo cade, rischio di cadere nel reato di abbandono di incapace e va bene. Se però il paziente lo lego al letto e vado in cucina a prendermi un caffè, quello in teoria dal punto di vista legislativo non fa una piega. Facciamoci delle domande e diamoci delle risposte. Mi sembra che insomma non vada proprio così, ecco, non vada proprio bene. Domanda, la procedura prevede che il paziente in 2 ore venga scontenzionato. Tutto sommato non è fatta male, dice che bisogna ricorrere alla contenzione soltanto in casi estremi. Va benissimo, io avrei detto di ricorrere alla contenzione mai, ma io sono un estremista e va bene così. Però
se mi dicono di scondizionare il paziente ogni 2 ore, perché non lo faccio davvero? Perché un conto è firmare, mi dici, e firmare, un conto è pensare, dire, ma allora se è così menosa questa contenzione, proviamo a vedere un pochino come va senza, semplicemente questo. Secondo me ci vuole un basaglia per i pazienti con demenza nelle strutture, perché stiamo tornando drammaticamente indietro. Ne parlavamo con Luigi, stiamo tornando indietro in una maniera tremenda. Io non ho ancora avuto coraggio, ma prima o poi il coraggio mi verrà e non ci sono problemi, a fare le foto dei pazienti nelle strutture e metterle a confronto con le foto dei manicomi che avete visto tutti sui giornali. Non c'è differenza. Certo sono più vecchi, però vi assicuro che ho guardato, sono uscite di foto dei manicomi sui giornali, vanno in strutture con demenza, uno buttato di qua, l'altro buttato di là, contenzionati, abbandonati senza nessuno. Insomma, parliamone un po', ma dei diritti dei vecchi, soprattutto dei vecchi con demenza, non frega granché a nessuno. Tant'è vero che di contenzione siamo qua, in pochi, a cercare di parlare. Questa roba io non la vorrei più vedere. Sono buona oggi. Certo, e non vi ho portato le foto che io ho fatto a una signora, le avrei mascherate chiaramente, quindi non avrei violato la sua privacy, peraltro anche deceduta, a una signora contenzionata con un sondino. Avrei potuto farne altre, ci ho provato, mi sono infilata all'istante, c'erano tutti i parenti, purtroppo era troppo tardi, ho dovuto farlo alle 10 del mattino. Ma vi assicuro che vedere una persona contenzionata nel letto col sondino è una cosa che strappa il cuore, non ha senso. Se fossi stata un po' più cattivella oggi, la foto ve l'avrei fatta vedere, prima o poi le foto a qualcuno le faccio vedere, perché non è possibile. Per lui è una cosa normale, ma non è normale, non va bene. Siamo vicini veramente al reato di tortura, ma che senso ha? Che senso ha? Vi assicuro che ci sono queste cose, ci sono. Si parlava prima di Trieste e parte di Basaglia che hanno fatto una legge per comunque almeno come dire, normare la ricorsa alle contenzioni. A Bologna hanno fatto la casa senza contenzioni, si parla di non legare gli anziani al letto, è già qualche cosa. È già qualche cosa, possiamo anche dirci che solo le spondine possiamo usare, che tutto il resto non possiamo usarlo, è già qualcosa. Però si può fare, si può fare. Anziani legati al letto non accade mai più, in realtà sono due o tre articoli che dicono più o meno la stessa cosa, lì vede la contenzione, il ricorso alle case residenze per anziani di Bologna per il superamento della contenzione. Qui si parla secondo me di contenzioni, di cinture e di corsie, non si parla di spondine, però cominciamo già a fare un passo avanti e a dirci che queste cose si possono fare e che se vogliamo fare nel pubblico, vogliamo dare l'esempio, cominciamo a dirci, cominciamo a liberarci delle contenzioni, noi il pubblico dobbiamo dare l'esempio, se non lo dà il pubblico, ma chi lo dà l'esempio? Questo sembra che non c'entri niente, in realtà l'ho fatto solo perché mi sono filmato prima e ho detto ma sì, ci metto un film anch'io, così almeno, già che è tardi, siamo in pochi, ce la spassiamo un secondo. Questo è un film proiettato a Locarno, non a Cannes, l'anno scorso lei la concede tutti i meglio bruni tedeschi, è un film fatto con l'aiuto di un coreografo e girato in una casa di riposo. Non so se si sente l'audio, io non posso cantare la canzone perché sarebbe veramente orribile, ma questa è Blanche, una signora di 90 anni, residente in una struttura, che si innamora del suo coreografo, si innamora follemente. Quando il coreografo non va a trovarla, lei si alletta, non mangia più, si ribella. Quando il coreografo invece va a trovarla, lei dà vita. Ed è veramente una cosa incredibile. Tu vedi queste persone che sembrano veramente dei fantasmi, sono come dei gusci vuoti, senza un passato si animano, si vivono. Ed è una cosa we can return, we can only look behind from where we circle.